Dolce Vita Retirement Living in Via Italia Windsor della famiglia Conciatori, suite privati e semiprivati con climatizzatori, servizio con personale 24 ore al giorno e staff medico in loco, prezzi eccellenti, talento culinario per ogni esigenza dietetica con cucina casareccia e pranzi cucinati freschi giornalmente. Dolce Vita Retirement Home, la vostra ideale casa di riposo. Dolce Vita Retirement Living, tutto il comfort e calore della vostra casa. Italia Bakery, orgogliosa di sponsorizzare il panorama italiano nel centro di Via Italia, in Windsor. Rinomati nella preparazione di torte, fruitables e sweetables per matrimoni, battesimi e cresime ed altre occasioni. Italia Bakery curerà nei minimi dettagli ogni vostra festa, per fare sempre bella figura nelle vostre cerimonie ricordevoli. Ricordate, Italia Bakery. Heavenly Rest Cemetery, il complesso di imponenti mausolei con varietà di scelta, dove le persone care sono custodite con la massima cura e religiosamente, fino alla risurrezione. Heavenly Rest Cemetery, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Gennaro Caffè, che bontà! Gentili telespettatori, benvenuti a Panorama Italiano. Nel programma di oggi vi riporto, come vi ho menzionato la settimana scorsa, un servizio sul programma Sportello Italia che è stato iniziato dal Comites il 7 di aprile scorso. Sportello Italia è un programma per aiutare le persone che vengono dall'Italia da poco. Quindi è un programma molto interessante per gli aiuti per queste persone. E come sentirete dalle persone che vi riporterò in questo programma, daranno appunto tutti gli aiuti possibili per le persone appunto che si sistemano in Italia da poco tempo. Nella zona di Toronto ce ne sono tanti, ma c'è qualcuno anche nella zona di Windsor, quindi un programma abbastanza interessante. Vi riporterò poi un servizio del dottor Angelini sulla sciatica, essendo questa una cosa molto comune. Comunque, prima di passare al programma, vorrei ricordarvi alcuni eventi che saranno prossimamente nella nostra comunità ed alcuni avvisi per voi tutti, cominciando dal patronato Ital Will. Come sapete, ho detto molte volte, il patronato Ital Will ha mosso e è andato a 498 Blanchard Road, all'angolo di Patillo Road e Easy Road. Il telefono è 727-6598. Inoltre, Walter Ricci, per accomodare più i bisogni dei pensionati, dei suoi assistiti, il primo giovedì del mese fa servizio al Verdi Club di Amesburg dalle 10 alle 12. Il secondo martedì del mese sarà alla Sant'Angela Merici dalle 10 alle 12. Il terzo martedì del mese sarà al Roma Club dalle 10 alle 12 e il quarto martedì del mese sarà a Chatham al Super Center. Quindi, se avete bisogno di vedere Walter Ricci e non avete modo di, diciamo, di raggiungerlo al suo ufficio al 498 Blanchard Road, potete benissimo trovarlo in questi giorni, dove che lui si avvicina e va, diciamo, a visitare le comunità più numerose. E ripeto, il numero di telefono è 727
6598. Inoltre voglio informarvi anche che coloro che hanno bisogno di servizi consolari possono benissimo rivolgersi alla viceconsole di Sarnia, signora Luisa Zunchetto Solinas. La signora Solinas sarà molto lieta di servirvi per le vostre domande di cittadinanza, di passaporto, di richieste di distribuzione di codici fiscali, di procure, eccetera, eccetera. Quindi se avete bisogno di servizi consolari, chiamare la signora Solinas al 519-542-8890. Detto questo, gentili telespettatori, voglio ricordarvi alcuni eventi che saranno prossimamente nella nostra comunità, cominciando dal Mother's Day Brunch, la festa della mamma, al Roma Club di Lymington l'8 di maggio prossimo. Il Roma Club offre un ricchissimo menu, brunch style, ci saranno molti piatti molto gustosi, e il brunch comincerà alle 11 e finirà alle 12:30. Quindi portate le vostre mamme, le vostre spose e i vostri cari al brunch al Roma Club di Lymington l'8 di maggio dalle 11 alle 2:30. È meglio riservare i posti chiamando il Roma Club a 326 95 39. Anche il Verdi Club di Amherstburg offre un ricchissimo brunch a base di tanti piatti speciali il giorno di Mother's Day, l'8 di maggio. È una festa molto cara per tutti, quindi portate le vostre mamme, le vostre mogli, le persone care al Verdi Club di Amherstburg per il brunch dalle 11 alle 4. Si raccomanda di riservare i posti chiamando il Verdi Club al 736 43 82. Inoltre il Verdi Club offre sconto per i senior, per gli anziani, e prezzi speciali per i bambini, e sotto di 6 anni i bambini sono gratis. Quindi festeggiate la festa della mamma andando sia al Roma Club come pure al Verdi Club di Amherstburg, che vi offrono un ricchissimo brunch. Inoltre, gentili telespettatori, oltre a questi brunch per la festa della mamma, ci sono anche altre attività, cominciando dalla serata speciale di Super Successi con la banda City Light, che si terrà sabato 14 maggio alla Sant'Angela Merici Hall. C'è la cena con un ricchissimo menu. Poi ci saranno la banda, la City Light, il complesso City Light, che vi intratterrà con successi del 60, 70 e 80 e oggi. Sarà una serata veramente divertente, con molto intrattenimento. Quindi partecipate tutti a questo evento organizzato dalla Sant'Angela Merici Hall il 14 di maggio prossimo. Per informazioni potete chiamare la Sant'Angela Hall al 253 18 81. Non dimenticate poi, gentili telespettatori, di prenotare i vostri posti per la gita turistica organizzata da Teresa De Marco e Marisa Chemerlo. Questa gita questa volta sarà per andare ad assistere al concerto con Gigi D'Alessio a Orilia. Si partirà il sabato, si pernotterà a Toronto con una visita ai vari posti di interesse e con la Santa Messa alla chiesa della Nostra Signora di Fatima, e quindi il concerto a Orilia. Per informazioni e prenotare i vostri posti per questa gita turistica potete chiamare Teresa al 562 0078
oppure Marisa Camello al 256-2990. Ed ora, gentili telespettatori, passiamo al nostro programma. Comunque, prima di passare al programma, sentiamo questa canzone, Vivo solo per te, di Mario Mazzenca. Arrivederci, a tra poco. Solo così non può succedere che tu non ami più. Te ne vai per la tua strada, non curandoti di me. Or tu non sei più qui. Sono rimasto solo, sono triste e insicuro, con un vuoto nel cuore, sol perché tu non ci sei. Che tormento, non ha senso questa vita senza te. C'è una vita senza vita, sol perché tu non ci sei. Questa vita non è vita se non posso amare te. Vago invano su e giù, mi hai stregato l'anima. Sempre insieme lo sai, anche se non ci sei, vivo solo per te. Anche se tu non ci sei, vivo solo per te. Grazie, grazie, grazie. Voglio ringraziare tutti i presenti, ringrazio il signor Console Pastorelli che ci onora con la sua presenza e i rappresentanti di diverse patronati, i colleghi del Comites. Permettetemi di presentarli, comincio a presentare me stesso, sono Emilio Battaglia. E assieme a me del Comites c'è Attilio Dell'Anno, e Roberto Michelutti, Matteo Masucci e chi sta riprendendo è il vicepresidente Luigi Tosti, che ha fatto il viaggio da Windsor per partecipare. Vedremo quelli che saranno poi dopo i vari interventi, le varie possibilità. Mi permetto di entrare nell'argomento subito e chiarire qual è lo scopo di questo incontro. Come Comites ci siamo trovati diverse volte in questi mesi a far fronte a richieste da parte di
cittadini italiani che volevano venire, italiani che erano già qui, parenti di italiani, eccetera. Quindi cerchiamo di vedere i vari argomenti. Lo Sportello Italia vuole essere fondamentalmente tre cose, è questo che proponiamo. Un portale che serva a chi arriva, una serie di quaderni, di pubblicazioni, che vedremo chi potrà farli, come potranno essere fatti, eccetera, una serie di guide brevi. Andando online troverete una serie di informazioni che molti consolati, molti comites hanno creato in diverse parti del mondo. Francesca Lamarca citava in una sua comunicato stampa che è arrivato proprio ieri il comportamento che lei definisce lodevole di alcuni comites e di alcuni consolati che hanno preparato delle guide per i nuovi arrivati. E terzo elemento è una serie di incontri, cioè Sportello Italia vuole essere offrire la possibilità di avere degli incontri periodici, mensili, che grazie alla contribuzione e all'aiuto del Columbus Center si terranno qui al Columbus Center il primo giovedì di ogni mese. In base ai partecipanti, in base alla stagione, potremo stare in giardino, stare al ristorante, stare in questa sala, stare nella rotonda, ma fondamentalmente deve essere un momento di incontro in cui affronteremo un argomento alla volta e tenteremo di dare delle risposte. Allora, chi dovrebbe contribuire? Chi proponiamo sia il partecipante? Tre categorie. Le istituzioni canadesi. Le istituzioni canadesi sono importanti perché sono fondamentalmente quelle che ci accolgono, quelle che danno le regole, quelle che ci permettono di accogliere le persone. Saranno contattate direttamente, saranno contattate attraverso il Comites, saranno contattate attraverso altre strutture, ma noi contiamo di avere delle risposte dalle strutture canadesi. Tra di noi ci sono persone che sono già in contatto con, che hanno una lunga esperienza e tante loro riusciremo a fare questo. Ci sono poi le istituzioni per gli italiani, chiaramente dico, tralasciando l'istituzione principe, che è il consolato di cui abbiamo qui il rappresentante principale, parliamo di altre istituzioni, in particolare parliamo dei patronati, parliamo di strutture che sono servizi comunitari. Cito il Costi, il cui presidente manda il suo saluto, ma purtroppo non ha potuto essere con noi oggi. Il Costi è uno dei servizi che si rivolge alla comunità, non solo italiana, ma gli italiani tra i suoi. Dei patronati abbiamo i rappresentanti dei patronati e contiamo di sentire da loro che cosa possono fare. C'è una realtà che, devo dire sinceramente, io quando arrivai in Canada scoprì, sono i club e le associazioni. Chi vive in Italia non ha la sensazione dell'importanza delle associazioni e dei club che esiste qui, tra gli espatriati. E i club e le associazioni possono svolgere un ruolo importante. Alcuni di quelli che arrivano nuovi arrivati, credono che aver lasciato l'Italia voglia dire tagliare i ponti con l'Italia e quindi non vedono nella comunità italiana locale una risorsa, la vedono come un ritornare indietro e questo qui aumenta il loro isolamento. Quindi ecco che cosa proponiamo, una fase di conoscere e una fase di agire. Per conoscere ne parliamo, chiederemo a alcuni avvocati che sono qui di parlarci, no? E di spiegarci qual è un attimo la situazione, di darci delle informazioni. Vorrei chiarire che non vogliamo aprire qui un dibattito per casi specifici o per vedere se la cosa va bene o non va bene o discutere con, anche se abbiamo qualificatissime autorità e persone che conoscono sicuramente il problema. Vorremmo semplicemente che chi ritiene di poter essere utile a gestire questo genere di problemi, chi ritiene che esista, no?
Contatti per piacere, l'email che abbiamo indicato qui, infosportelloitalia.ca. Da lì potremmo sapere chi può essere una risorsa e chi invece è interessato alle risposte. Da lì creeremo un semplicissimo comitato di direzione, un gruppo di persone che organizzeranno le attività. Le attività saranno coordinate inizialmente dal Comites, ma il Comites ha una responsabilità precisa nei riguardi dell'autorità italiana, è un organo italiano, un organo dello Stato italiano, e quindi non ha l'interesse o non ha le possibilità di mostrare tutta le possibilità che questo tipo di problema richiede. E quindi potranno esserci delle strutture che il comitato di direzione tenterà di creare. L'obiettivo sarà gestire con un'agenda provvisoria gli incontri a tema, quindi sapere che la prossima volta ci incontreremo su quale argomento. Vogliamo parlare dell'Immigration Canada, vogliamo parlare dei problemi di real estate, eccetera. Lo proporremo, chi vorrà venire a partecipare saprà che quello è l'argomento. Il successivo sarà un altro, un altro, un altro, un altro. Ringraziamo fin d'ora il Colombo Center che ci ha dato questo tipo di possibilità, e le informazioni saranno tutte quante su sportelloitalia.ca. At Unico, every product we carry has a deep tradition behind it. We search far and wide to bring you only high-quality products. Whether it's an impressive assortment of tomatoes and eggplant or an exceptional collection of olives and roasted peppers, our goal is to give you the ingredients necessary to cook delicious meals that you can be proud of. Unico, bringing real taste home since 1917. Huron Automotive, l'officina 1660 Huron Church Road, con meccanici qualificati ed esperti per le riparazioni e manutenzione delle vostre macchine. Huron Automotive cura anche l'aspetto interno ed esterno delle vostre macchine. Huron Automotive, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. For all your car care needs, we are your one-stop shop. Plaza Ontario, importatore e distributore di marmo, granito e ceramica rinomata. Vasta sala esposizione con scelta di tappeti, hardwood, mattonelle ed altri prodotti in vinyl per le vostre case e i vostri uffici. Plaza Ontario è l'arredamento della vostra casa. Orgoglioso di sponsorizzare questo programma. Because there are over 60 categories in which people can seek permanent residence in Canada. And each case, of course, depends entirely on its own facts and on its own sort of background factors. So the most important thing to do for anyone who's considering a permanent residence application in Canada is to get the lay of the land and to understand how the immigration system works, because it is not always user-friendly, okay?
So how does one do that? How does one try to start to understand the lay of the land? A place to start is the IRCC website, so formerly Citizenship and Immigration Canada, recently renamed to Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. So tonight I might be using those terms interchangeably since it's a recent name change and I'm still getting used to it because of the new government. But a good place to start is that website there, cic.gc.ca. And the reason that's a good place to start is because on that website there's all sorts of application kits, there's application guides that basically take an applicant through the different categories. And what's listed there are not only the categories, but the requirements that you have to fulfill, the forms that you need to submit, and as we all know in immigration, there's a tremendous amount of paperwork and forms, so those are all provided for you, as well as the different documentation that's required. So all different types of applications will need different types of supporting evidence, so it's really important at the initial stages to do your research and to start at the website. Okay. So I want to talk just about, this is going to be very general, very basic overview about some of the key roadblocks that people tend to experience when they're looking into permanent options, either people who are overseas looking to immigrate from overseas, or who are already in Canada on permanent, on temporary options rather, so be it work permits or other types of temporary immigration programs. So one of the first things that is really important is to beware of the dangers of dated information. Again, immigration is constantly changing, and we, even as legal professionals, are not notified of the changes. So new forms will pop up on the website, program requirements will change, and even we struggle keeping up to date, and it's our job, right? So one thing we often hear is people will come into the office and will say, oh, I submitted this application because a friend of mine, in very similar circumstances, it worked for them, so I assumed it would work for me. But the reality is, because these programs are always changing, it's really important to make sure you're getting up-to-date and accurate information. Otherwise, it can lead to a lot of problems in actually being able to successfully have your application approved. Very innocent mistakes that people can make. So I'm going to go through, just briefly, what that definition is and what it means, just because it's so important for people to be aware of that, because we see tremendous numbers of people coming in who are caught in really unfortunate situations because of this legal provision. So, according to the law, misrepresentation is directly or indirectly, and that's really important, I'll come back to that. So, directly or indirectly, misrepresenting or withholding material facts related to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of the act. Okay, so that's incredibly legalese, so what does that mean? What that means is that if you, your representative, or anyone else involved in your application either makes a mistake in your application process or omits something that's relevant to your application, that can lead to a finding of misrepresentation. A simple example would be, so say you're applying for a visitor visa to Canada. So say you're trying to come here just as on a visit. One of the questions on an application form will be, have you ever been refused a permanent or temporary residence application to Canada or to any other country? So say you're reading the question quickly, have you ever been refused anything in Canada? No, you check off no, you think everything's fine, but you just misread the question. It said, or any other country, right? And say 5 years ago, you had a visa refusal to the States. How could you possibly think that's relevant to your application to Canada? Well, it is. Because what that means is that had Immigration Canada known that, they would have taken other steps. They would have investigated more carefully into your circumstances, into why that visa was refused to the States. And so something that minor, and that example is an actual case that I have, someone checked the wrong box, a totally innocent mistake, and that led them to be banned from Canada for 5 years. So there's been done until you get your permanent residence through immigration. And to make things even more complicated, there's just a list of some of the different programs under the Ontario, specifically the Ontario Nominee Program. So I realized that was a complete whirlwind of a lot of information, but suffice it to say that it's a complicated system and it's one that's really challenging for a lot of people, no matter how educated and no matter how sophisticated, to navigate, especially again because things are so frequently changing and because there's so many different categories. So it's really important that people educate themselves and get good legal advice in order to be. Giovanni Cafferteri, sono qui in rappresentanza dello studio Ricordi.
Formo le scuse dell'avvocato Sara Rivoldi che ha ritrovato lo studio, non è potuto essere presente in quanto diciamo siamo stati invitati due giorni fa, quindi non abbiamo avuto il tempo di organizzare né delle slide né la possibilità diciamo di modificare gli impegni pregressi. Comunque quello che voglio diciamo specificare è quello che fa il nostro studio. Mi pregio diciamo di rappresentare lo studio legale di Rivoldi che probabilmente ritengo sia l'unico probabilmente studio legale presente in Ontario, se non in tutto il Canada, dove sono presenti degli avvocati, nella persona specifica dell'avvocato Sara Rivoldi, con doppia abilitazione, vale a dire abilitazione sia all'esercizio della professione forense in Italia, sia abilitazione all'esercizio della professione forense in Canada. Dai pubblici fino a circa 10 anni fa, per quello che io personalmente definisco probabilmente un mal costume, venivano diciamo, attribuite la possibilità di essere notari pubblici a un ampio spettro di persone, di professionisti. Situazione questa che ha un perché storico, probabilmente la situazione si era creata perché c'era la necessità che notari pubblici aiutassero la comunità all'interno di quelle che erano le agenzie di viaggio. Chi è più anziano di me ricorderà probabilmente tipicamente che molte delle procure venivano e sono, svolte all'interno di quelli che sono agenzie di viaggio. Questo diciamo storicamente avveniva per una funzione tipica, che era quella diciamo di garantire i famosi titoli di viaggio, vale a dire la possibilità per questi agenti di viaggio di avere le procure affinché poi i propri parenti in Italia potessero incassare vari libretti postali, tuttora avviene. Tipologia questa che ha fatto sì che il governo canadese avesse attribuito a questi agenti di viaggio la possibilità di essere notari pubblici. Attualmente la normativa è completamente cambiata, possono essere notari pubblici solo avvocati iscritti all'ordine degli avvocati diciamo dell'Ontario, e c'è una categoria di quelli che vengono chiamati notary public, not lawyer, che comunque sono personalità che hanno una certa diciamo risvolto pubblico di particolare importanza, ai quali viene attribuita la possibilità di notarizzare anche i film anche non essendo avvocati. In Italia, ma io mi dilungherei troppo, l'importante è che sappiate che esistono professionisti in Canada e soprattutto in Toronto che sono in grado di fornire delle assistenze legali con enorme protezione sia a chi conferisce la procura e anche in grado diciamo, di avere la conoscenza di entrambi i sistemi giuridici, che costituisce una garanzia sia per voi che per la comunità stessa. Grazie. Ci provo, non tediare tutti quanti. Buonasera, vorrei ringraziare innanzitutto gli intervenuti e Emilio per avermi invitato e darmi questa possibilità di poter fare luce magari su quelle che possono essere un po' le differenze che io, agente immobiliare italiano, ho esercitato per 22 anni nella mia agenzia in Roma, questa professione, mi sono trovato prima di tutto a dovermi riprogrammare e capire come funzionava il real estate qui in Canada. Ed è importante che questa figura non abbia rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza, sottolineo in questo momento la parola rappresentanza, con nessuna delle due parti, perché in buona sostanza si vuole essere un po' un arbitro, come in una partita di calcio o di pallavolo che sia, equidistante dalle parti, ma che debba solamente supervisionare cosa succede, agevolare l'incontro di domanda e offerta. In Canada, agente immobiliare in Canada, e invece sotto la normativa chiamata REBA, Real Estate Business Brokers Act del 92, in buona sostanza qui l'agente immobiliare ha una rappresentanza vera e propria del suo cliente, un po' come fanno i procuratori nel caso degli sportivi, e dobbiamo rappresentare e tutelare gli interessi del nostro cliente. Il carico di responsabilità è molto elevato, io ho cercato di sottolinearlo. Altra grossa differenza tra l'Italia e il Canada è un po' in questo momento l'andamento del mercato immobiliare. In Italia dal 2010, che è un po' rappresenta il picco delle valutazioni e delle compravendite, ci sono state circa 900.000 compravendite immobiliari registrate, l'anno scorso mi pare che si siano sfiorati 450.000, quindi parliamo di circa un dimezzamento del numero delle transazioni immobiliari in Italia. E questo si riflette anche sull'andamento dei prezzi. È risaputo che l'immobiliare in Italia sta subendo un crollo dei valori un po' in tutte le città. Questa è un'immagine compresa dall'Istat, l'istituto
italiano nelle statistiche, e ben fa capire cosa è successo dal 2010 in poi. Il 2010 è stato un po' l'anno in cui anch'io ho deciso poi di guardarmi intorno, perché vedevo che nonostante gli sforzi a cercare un acquirente per ogni venditore e a cercare di aiutare il venditore a disfarsi del suo immobile, trovavamo il muro, diciamo, più difficile da scavalcare era quello del credito. La ricorsa al credito, le banche non erogavano più. Mi risulta che ancora si sono restie ad aprire totalmente i rubinetti del credito, e questo ancora pone sotto pressione, sotto sofferenza tutto il parco immobiliare italiano. Confrontandolo con l'andamento di quello che succede qui a Toronto, diciamo che risulta evidente che dal 2009, che è questo piccolo singhiozzo qui con il fallimento di Lehman Brothers, da quel momento in poi il mercato immobiliare canadese, soprattutto qui a Toronto, non ha conosciuto diciamo nessun tipo di relasso, di fermo. Anzi, nel secondo caso non siamo nemmeno arrivati sull'MLS, perché l'attenzione che siamo riusciti a generare solo con i social media, solo con Facebook, Twitter e LinkedIn, ci ha portato a casa il risultato. Per chi volesse altre informazioni, sono a disposizione. Qui ci sono due recensioni di precedenti clienti che ci hanno utilizzato con soddisfazione. Questo è su Google, guardate su Google, questo la trovate invece su LinkedIn. Grazie a tutti. No, perché tra l'altro dovevamo essere di più, vi ringrazio di essere qua, ringrazio il Comites. Questa è un'altra cosa nuova, no? Il fatto che noi ci siamo sempre, non ci siamo mai incontrati come coordinatori, e invece abbiamo deciso, proprio perché siccome le cose stanno cambiando e ce ne siamo accorti negli ultimi anni, quindi anche i patronati stanno cambiando, non sono più quello che erano una volta, quindi iniziano a servire anche clientele diverse, e quindi per noi questa era un'esigenza di iniziare a costruire delle cose diverse insieme, condividendo l'esperienza. Ovviamente tutti conoscono bene, almeno per chi vive qua in Canada, che cos'è un patronato, quindi noi, diciamo, principalmente assistiamo da un punto di vista assistenziale, quindi gratuito, per quanto riguarda la previdenza sociale, per quanto riguarda vari tipi di assistenza, ma i patronati negli ultimi anni addirittura stanno facendo un po' di tutto, quindi non fanno solo previdenza, che è quella in cui noi siamo più specializzati, e assistenza alle pensioni, ma proprio perché le cose stanno cambiando abbiamo iniziato ad aiutare le persone in vari modi, leggendo bollette che non sono in grado di leggere, assistenze di vario tipo. Però negli ultimi anni ci siamo resi conto che il cliente stava cambiando, quindi da una clientela di una certa età iniziavano a presentarsi dei clienti diversi, quindi dei clienti giovani, persone che vengono dall'Italia, e per noi questo è ovviamente oggi sta diventando una priorità, quella di servire queste persone. Ovviamente nel vestito, diciamo, che avevamo prima, diventa anche complicato, perché ovviamente anche noi abbiamo dei finanziamenti che arrivano dal Ministero del Lavoro, e quindi cioè, per poter dare certi servizi professionali bisogna assumere dei professionisti, come abbiamo sentito l'avvocato, il real estate. Quello che stiamo cercando di fare è quello di alcuni patronati si stanno modificando, quindi alcuni patronati stanno all'interno del patronato assumendo dei professionisti come immigration consultant o come altre figure di questo tipo, per dare un servizio che ovviamente non può essere gratuito, perché ovviamente ha un costo, diciamo, però sinceramente è un costo che riusciamo a controllare, è un costo che riusciamo a dare al cliente diciamo, un servizio professionale, ma con dei costi ridotti, e quindi questo ne ha sicuramente beneficio la persona portare in Italia. Quindi è importante che le persone abbiano informazioni. Oggi quello che penso io è che c'è troppa informazione su internet sbagliata, che non aiuta le persone.
anche quello con secondo me assolutamente. Grazie moltissimo, grazie. Volevo solo dire due parole. Innanzitutto volevo ringraziare veramente molto il Comitas per questa iniziativa e complimentarmi, perché effettivamente seppur i flussi non sono quelli che ci sono in Europa, dove non ci sono barriere regolatorie, però c'è interesse anche a venire qua, anzi venire qua anche è più difficile proprio perché ci sono questi ostacoli, e avere una guida a navigare questi ostacoli è fondamentale. Quindi volevo ringraziare il Presidente del Battaglio, volevo ringraziare il Comitas per questa iniziativa e volevo dare magari tre suggerimenti, tre spunti che su cui ho riflettuto guardando le presentazioni, tutte molto interessanti. Sicuramente queste tre dimensioni sono importanti e Matteo mi ha fatto capire l'importanza dell'ultima, che avevo sottovalutato, quella degli incontri, no? La componente umana. Perché io immaginavo appunto avere un portale efficiente con tutte le informazioni e avere delle guide, cioè arrivare ad avere delle guide nel medio periodo, potesse essere sufficiente, visto che ormai online si trova tutto, però avevo sottovalutato invece la componente umana di vedersi e no, di scambiare esperienze, perché poi alla fine quello. Quindi i tre settori sono fondamentali. Probabilmente questo portale adesso, la nostra missione è come farlo conoscere, probabilmente con link a tutti i nostri siti, cioè farlo diventare un punto di raccolta, dove se uno magari va nel sito del consolato piuttosto del patronato piuttosto del COVID, di altre associazioni, poi ha questo sportello Italia ben identificato da cui può accedere per avere maggiori informazioni, compilarsi con il questionario o avere una lista di professionisti di riferimento. Quindi ecco, da questo punto di vista massima disponibilità anche da parte nostra, quindi una volta che appunto, cioè, quando sono le informazioni cerchiamo di diffonderle il più possibile. Fare in modo che chi applica e chi ha poi un working holiday visa, e molti di questi non hanno già un lavoro qui, ma lo cercano, fare in modo che anche quelli che già sappiamo che vengono hanno accesso a queste informazioni utili e trovano un link con l'autorità canadesi in Italia per dargli quest'ulteriore informazione. Solo questi tre spunti e grazie ancora e complimenti per tutte le iniziative. Italia Bakery, patrocinatore del panorama italiano nel panificio con ultramoderni macchinari, pane tipico italiano come pagnotte calabresi, ciabatte ed altro, grande varietà di dolci, affettati e formaggi. Italia Bakery, sempre alla ricerca dei suoi prodotti. Formaggi Galati, prodotti genuini al 100%, mozzarella, ricotta, bocconcini, eccetera. I prodotti Galati si possono acquistare in qualsiasi negozio. Volete formaggi genuini per la vostra pizza, lasagna, cannelloni e cheesecake? Potete acquistare i prodotti direttamente al negozio al 921 Tecumseh Road West. Fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Roma Club di Leamington, con accoglienti ed eleganti sale per ogni occasione. Eventi curati nei minimi dettagli da personale esperto, cucina tipica tradizionale. At the Leamington Roma Club, we want to remember our heritage by building our future. Al Roma Club di Leamington sarete contenti della vostra scelta. Gianni Import & Textile, tutto per tutti. Vastissima selezione di tende, copriletti importati, tappeti, macchine per caffè espresso ed altro, vasta selezione di biancheria per la casa. Gian Import, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Salve, benvenuti anche oggi a un altro segmento di Salute con la Chiropratica. Io sono il dottor Angelini. Oggi parleremo del sindrome del piriforme. Allora, il sindrome del piriforme è un sindrome neuromuscolare. Allora, succede quando il muscolo piriforme schiaccia sul nervo sciatico e fa venire la sciatica. Allora, per spiegare un po' perché il nome sciatica confonde tanta gente, però voglio spiegare cosa significa avere la sciatica. La sciatica, il nervo sciatico, è formato da 5 nervi che escono dalla schiena. Questi 5 nervi si uniscono insieme. Questa unione
forma il nervo sciatico. Poi il nervo sciatico va giù fin al piede, va giù tutta la gamba fino al piede. Allora, quando c'è pressione, irritazione, infiammazione su questo nervo, dà dolore dalla schiena fin sotto la gamba. Questo dolore si chiama la sciatica. Nel sindrome del piriforme, il muscolo piriforme, che è un muscolo che va dall'osso sacro fino al femore, quando questo muscolo schiaccia sul nervo sciatico, fa venire la sciatica, allora si chiama il sindrome del piriforme. Questo muscolo si chiama piriforme perché è a forma di pera. Allora, la sciatica può venire da tante, su tante possibilità. L'ernia al disco, c'è queste giunture qui della schiena, si chiamano le faccette lombari. Artrosi, artrite alle faccette lombari può far venire anche la sciatica, per comprimere su uno dei nervi che forma la sciatica. Anche infiammazione muscolare può far venire la sciatica. Ma come ho detto, nel caso del piriforme è quando c'è un problema con questo muscolo che lo fa diventare tenso, e allora fa pressione sul nervo sciatico. I sintomi sono gli stessi di qualsiasi altra condizione che causa la sciatica. Sentite dolore alla gamba, formicolio, debolezza e anche grampi alla gamba. Quello che può, le azioni che possono far venire questo problema, sono veramente qualsiasi azione quotidiana, a camminare fino a lungo, correre, a sedersi sul divano in posizione erronea, anche trauma a questo muscolo, trauma nella zona glutea può danneggiare questo muscolo, perciò diciamo un incidente stradale, una caduta, un calcio nel sedere, può fare un po' di tutto, può fare trauma a questo muscolo che fa venire la sciatica. Allora, insomma, quando avete questo problema, andate dal chiropratico, il chiropratico vi darà stretching, vi darà esercizi e poi farà terapie muscolari per il muscolo e fa aggiustamenti chiropratici per sbloccare le giunture che mantengono questo muscolo troppo tight, troppo teso. Però è necessario andare al chiropratico perché bisogna fare la diagnosi corretta, bisogna far sapere, ok, cos'è che sta a far venire la sciatica? È il piriforme? O è l'ernia? O è l'infiammazione muscolare? O sono artriti? O è stenosi? Sono tante le condizioni e tante di queste condizioni sono molto più gravi di un sindrome di piriforme, perciò bisogna differenziare cos'è il problema tra una e l'altra. Beh, adesso che sapete il piriforme a forma di pera, la sciatica, ci incontriamo al prossimo episodio. Ciao, a presto. Did it work? Gentili telespettatori, grazie per averci seguito nel nostro programma e spero sia stato interessante questo servizio su Sportello Italia, questo programma organizzato dal Comites per assistere i nuovi emigranti dall'Italia. Se avete bisogno di più informazioni, contatti, eccetera, eccetera, potete chiamarmi e vi darò le informazioni a riguardo, essendo parte del Comites. Prima di chiudere, comunque, gentili telespettatori, volevo ancora darvi alcune informazioni per quanto riguarda la comunità tutta, cominciando dal patronato Idle Will. Come sapete, il patronato è mosto al 498 Blanchard Road. Il telefono lì è 727-6598 e Walter Ricci inoltre un giorno alla settimana si reca nei posti più popolati, quindi il primo giovedì del mese sarà al Verdi Club di Amherstburg, il secondo martedì del mese alla Sant'Angela Merici Hall, il terzo martedì del mese sarà al Roma Club di Leamington e il quarto martedì del mese sarà al Civic Super Center a Chatham.
queste visite saranno dalle 10 alle 12, quindi se invece di andare all'ufficio potete aspettare che Walter si reca in questi posti e quindi potete chiedere la sua assistenza per le vostre pratiche della pensione ed altro. Inoltre, gentili telespettatori, volevo ricordarvi che l'8 di maggio, in occasione della Mother's Day, il Roma Club di Leamington ha organizzato un ricchissimo brunch per tutta la famiglia. Qualche cosa di veramente favoloso, con dei piatti squisitissimi. E il brunch sarà dalle ore 11 alle 2:30. Per partecipare è bene riservare i posti chiamando il Roma Club al 326 95 39 e ci sono prezzi speciali anche per i bambini. Anche il Verdi Club Amersburg ha organizzato un ricchissimo brunch per la Mother's Day, la festa della mamma. Qualche cosa molto molto ben preparato, con piatti molto squisiti e qualcosa veramente di bello, e vogliamo fare i complimenti al Verdi Club di Amersburg per il tipo di cibo, appunto per la cucina italiana che loro preparano, ed è qualcosa veramente di innovativo e da essere apprezzato. Quindi recatevi al Verdi Club di Amersburg per il vostro brunch per la festa della mamma, e sono aperti dalle ore 11 alle 4, quindi orari molto molto accomodanti, e ci sono, i prezzi sono molto modici, c'è il disconto anche per gli anziani, per i bambini sotto 12 anni il prezzo è metà e sotto 6 anni sono gratis, quindi un'ottima occasione per partecipare tutta la famiglia al Verdi Club di Amersburg nella festa della mamma l'8 di maggio prossimo. Per informazioni potete chiamare il Verdi Club al 736 43 82. Inoltre, gentili telespettatori, la settimana prossima c'è la cena e ballo dei super successi alla Sant'Angela Merici Hall con il complesso City Light. Qualcosa veramente di molto molto divertente, con musica dai 60, 70, 80 e oggi. Prima di questo concerto di intrattenimento, appunto, di questo famoso complesso City Light, ci sarà un'ottima cena. Quindi partecipate, vi divertirete ed avete una buona serata. Questo è il 14 di maggio, ripeto, sabato 14 di maggio alla Sant'Angela Merici Hall. Per informazioni potete chiamare la Sant'Angela al 253 18 81. Nobody can beat the Italian culture. Buon appetito! Per deliziosi pasti in famiglia, prodotti Primo. Italia Bakery, patrocinatore di Panorama Italiano.
Windsor Building Center ha tutto l'occorrente per i vostri lavori, laterizi e legnami di prima qualità come drywall, insulation ed altro, con servizio a domicilio in tempo e con la massima cura. La famiglia Riolo è lieta di servirvi sempre meglio in tutti i vostri acquisti. Windsor Building Center, Tecumseh e Benwell.